Il 2015 è stato un anno particolarmente impegnativo. Quali sono state le battaglie più importanti che voi avete condotto e quali quelle che pensate dovranno essere condotte l'anno prossimo? Beh, è stato un anno impegnativo perché è stato un anno di crisi, quindi quando ci sono ancora centinaia di migliaia di posti di lavoro che saltano nel corso dell'anno, è evidente che questa è la priorità assoluta. È stato l'anno dell'applicazione dei decreti attuativi del Job Act, è stato l'anno in cui si sono decise le riduzioni sugli ammortizzatori sociali, che vorrei ricordare partiranno dal 2016, e significa che proprio quelle crisi che anche in questi giorni stiamo assistendo anche in questa regione non avranno più le coperture, le protezioni che ci sono state nel corso degli anni, che vuol dire sostanzialmente dare una possibilità, un'opzione alle persone di avere un reddito e di avere il tempo per cercarsi un lavoro. Quindi è stato da questo punto di vista un anno difficile, in cui anche i timidi segnali di ripresa che più volte si sono alternati nella cronaca politica ed economica in realtà hanno dimostrato che non siamo di fronte ad una ripresa dei numeri occupazionali, perché anche le assunzioni fatte col decreto, col Job Act, in realtà sono un tasso di sostituzione dei contratti a termine. È un anno in cui anche in questi giorni, e la cronaca di questi giorni, abbiamo lavoratori che stanno lottando per rivendicare il posto di lavoro. Ne vorrei citare tre. Una è la vertenza IBM, che fa seguito alla vertenza Candy, alla vertenza Alcatel, e potremmo davvero continuare sia sulle imprese metalmeccaniche. In questi giorni abbiamo assistito ad un'iniziativa nazionale a Milano, per la verità a San Donato, sull'ENI, dove il problema grande che c'è è un disinvestimento nella chimica italiana e quindi un abbandono di mercati che invece rappresentano da questo punto di vista anche una spinta all'innovazione legata a tutto il tema della riconversione dell'industria chimica verso l'industria verde. Se non c'è investimento non ci sarà futuro per un grande gruppo come l'ENI. E da ultimo, ma non per importanza, anche la lotta che stanno facendo in questi giorni i lavoratori precari della pubblica amministrazione nell'area metropolitana, in cui rivendicano dopo 10 anni di precarietà di poter continuare ad almeno ad avere un posto di lavoro, che vorrei ricordare, proprio perché spesso si pensa che i ruoli nella pubblica amministrazione siano in fondo dei ruoli irrilevanti, che se venissero meno queste funzioni di questi lavoratori, come così di altri lavoratori precari, penso a tutto il personale delle province che dovrà transitare, verrebbero meno servizi pubblici indispensabili ai cittadini, uno per tutti, gli uffici di avviamento al lavoro. Il tema legato alla dismissione di Expo è un altro di questi temi, cioè siamo di fronte ad una macchina amministrativa che si poggia spesso sul lavoro di persone che di anno in anno si trovano a dover lottare per rivendicare la continuità del posto di lavoro, che non trovano mai un futuro certo, per quanto certo oggi si possa immaginare il futuro. Quindi questo è un anno che ahimè sta nel solco della tradizione degli ultimi anni.